Ciao bestioline, sono reduce da 2 giorni incredibilmente distruttivi di mercatino. Ce la faccio più, ancora tutta la faccia colorata. Ho i denti. Allora, vi faccio questo mini video adesso che sono ancora incazzata come una bestia. Allora, sono stati 2 giorni d'inferno, veramente. Sono andati malissimo, ma chi me l'ha fatto fare? Dove sto andando? Ehi, vieni qui. Sono gonfissima, sono stanchissima. Non solo non ho guadagnato, ma sono andata anche in perdita. Ehi, abbiamo cambiato il frigorifero, che quello nuovo è stato messo qua e quello vecchio è lì. Che deve essere caricato, è riuscito ad aprirlo e è entrato dentro nel frigorifero. Allora, dicevo, sono andata in perdita parecchio e sì, ho i capelli blu di varie tonalità, con il mio biondo che viene fuori, esperimenti, cose strane. Vieni qui, Tato, smettila. Allora, organizzazione pessima. Veramente, abbiamo passato 2 giorni tra tutti quanti, soprattutto gli hobbisti. Con gli hobbisti sono stati quelli trattati peggio, smettila. Voi non lo vedete, ma si infila qua sotto. E si ferma, non l'ho visto per 2 giorni, povero Topino, quanto mi è mancato. Allora, non ce la farò mai, sono sfasatissima. Non ti prenda la febbre, smettila, amore mio, smettila. Allora, vi spiego cosa è successo. Questa era la festa delle fate. Smettila, ehi. È stata fatta dentro un... Ehi, mi sta accendendo il gas, ma c'è un incontro. Mi sono persa. Si vede che è tardissimo, non ho dormito niente negli ultimi 10 giorni. Allora, focalizza, focalizza. È stata fatta dentro un parco questa festa. Il punto cos'è? Gli hobbisti, siccome il presidente dell'associazione ce l'aveva su con gli hobbisti, perché nella sua mente uno va a fare un mercatino di 2 giorni e non si deve portare il gazebo. Non deve avere la luce, che perché la sera, vedi un po' te, finiva all'una di notte. Giustamente, voglio dire, devi lasciare lì la roba tutta la notte in un parco sotto le piante. È normale che uno si vuole portare il gazebo e le luci. Dimmi, amore mio. Lui no, gli stava sul coglione sta cosa, di conseguenza, pam, buttati in un angolo dentro delle uole. Praticamente per riuscire ad arrivare al mio stand dovevi oltrepassare una piccola siepe, tipo alta tanto così, però lunga 2-3 metri. Quindi per riuscire ad arrivare da me, allora o inciampavi dentro nel cordolo, che non si vedeva ovviamente. Infatti 3-4 persone sono cadute per avvicinarsi a me, oppure dovevi scavalcare e passare sopra sta mini siepe. Gli altri hobbisti, anche loro uguale. Cos'erano? Tre addirittura li hanno messi sotto delle piante. Le piante erano basse, erano dei piantoni e sotto ci potevi passare, ma dovevi stare tutto accucciato. Ecco, tra di loro buttati lì sotto, poveri cristi che... Io calcolate che ne avevo uno di fianco a me e me ne sono accorta oggi pomeriggio sul tardi che c'era, quindi figuriamoci, infatti io e lui un cacchio abbiamo venduto, proprio poca poca roba. Aspettate che mi si sta scaricando il telefono. Bene, ho dovuto cambiare postazione perché mi si è scaricato il telefono alla mia sedia e ho dovuto attaccarlo a caricare, quindi torniamo al discorso di prima. In
imboscatissimi. Vabbè, quello te ne fai una ragione. Smetti di mangiare le tende, grazie. Poi le altre 3-4 bancarelle che c'erano intorno, tutti musoni. Ma cavolo, ma siamo lì insieme. A me piace chiacchierare, comunque sei lì, sei a stretto contatto per 2 giorni. Parla, saluta, sorridi, fai qualcosa. No, no. Infatti, ieri è stato proprio zero. L'unica cosa ti guardavano per guardarti male, basta. Comunicazione è zero. Stamattina, grazie al cielo, è arrivato un ragazzo che conosco e l'ho fatto mettere con lo stand di fronte al mio. Lui è un animale da branco. Allora poi è arrivato lui, è arrivata un'altra ragazza carinissima, che tra l'altro ho scoperto che abita qua vicino a me, quindi ci vedremo sicuramente. E quindi abbiamo fatto il nostro gruppetto. Almeno avevo qualcuno giusto con cui comunicare, quattro balle, non lo so, non potevo manco andare in bagno perché non avevo nessuno che mi teneva al posto. Io la fiera sono riuscita a vederla, nonostante siano stati 2 giorni, solamente stamattina, no, stamattina, verso l'una. Verso l'una oggi sono riuscita a muovermi. Oni, basta mangiare le tende. Niente, è arrabbiato. Arrabbiato, non lo vedo da 2 giorni e è tutto arrabbiato. Ah. Vabbè, comunque, organizzazione, schifo. Altri stendisti, schifissimo, stendisti, mamma mia. Sono una persona devastata nel profondo dell'aria. Gli altri ho visti. Anche loro niente. Gente, sì, ce n'era, però ovviamente non è che uno scavalca le siepi apposta per venire a vedere cosa vendo io. Quindi su quel lato è andata abbastanza di melma. Poi sono stata derubata, ecco. Sono stata derubata da una signora infamissima. L'ho beccata che si stava intascando un bracciale. Era già la quarta volta che passava, si fermava sempre nello stesso punto, toccava sempre la stessa roba e tutte le volte guardava con aria schifata e se ne andava. Ok. Arriva la quarta, quinta volta. Comunque te ne accorgi una quando non ha intenzioni delle migliori e la vedo proprio che prende sto bracciale così e se lo sta infilando dentro la tasca. È arrivata praticamente ad averlo quasi dentro, tutto dentro la tasca e io guardo e faccio, beh, lei lo tira fuori dalla tasca, me lo butta lì, mi fa tanto, mi faceva schifo, prende e se ne va. Poi dopo 10 minuti mi sono accorta che mi erano spariti anche un paio di orecchini. Per 5 euro di orecchini, dai, signora mia, ma stiamo scherzando? Che amarezza questa vita. Mi si è impastato tutto il telefono, non so se mi vedete che mi muovo. Bene, è stanco anche il telefono, perfetto. Allora, dove ero arrivata? Sì, sono stata derubata da una sciuna di melma. Vabbè. Tutte le volte succede qualcosa del genere, quindi ormai ci ho fatto l'abitudine, si può dire. E per il resto, vabbè, è andata, per fortuna che è finita. Ah, un'altra cosa vi devo raccontare. Allora, siccome eravamo in un parco, come in tutti i parchi, c'è il divieto di fumare. Però comunque sia, era una festa abbastanza, c'era parecchia gente e tutti, ripeto, tutti stavano fumando. C'era anche il divieto dei cani, ma un sacco di cani. Nel momento in cui finalmente sono riuscita ad alzarmi e farmi il mio giretto,
visto che ho detto, cavolo, stanno fumando tutti, mi sono accesa una sigaretta. Cammino, tra l'altro, nel mezzo del viale, quindi voglio dire, non è che ero vicino a alberi o okay. Che. Scusate se ogni tanto mi giro, ma devo controllarlo. Praticamente stavo camminando con la mia sigaretta e mi viene incontro una delle aquile, che sono i volontari dei vigili. Si mette a urlare come una pazza, fomentata da un'altra signora. Praticamente mi urlano addosso che sono una maleducata perché sto fumando e c'è il divieto, e che la tizia lì nei volontari dei vigili, dei carabinieri, che cacchio è, mi avrebbe fatto una multa di 500 euro perché stavo fumando. Sta signora qui, che era insieme a questa, che continuava a urlare, aveva di fianco a lei il marito con il sigaro, che si stava fumando il sigaro. Oh, mi sono girata e faccio: ascoltate, intorno a me, in questo preciso istante, ci sono 15 persone che stanno fumando. Io, tra l'altro, avevo in mano anche il pacchettino vuoto dove buttavo dentro la cenere, dove avrei buttato anche il mozzicone, visto che comunque i cestini manco a pagarli. E gli faccio: e poi, a parte tutto questo, a parte il fatto che hai fermato solamente me, che ieri sera mi hai acceso tu la sigaretta, tra l'altro, amica mia, cioè, guarda quanti cani. Noi che siamo comunque dentro nel gruppo, quel cacchio che è, a noi avete detto assolutamente i cani non vanno portati perché è vietato, e non li abbiamo portati. E poi guarda qua quanti cani, faccio: i cani che pisciano sugli stand vanno bene, la tizia che mi ha derubato ieri andava bene, che non avete fatto niente, vabbè, raga, niente, però vabbè. E a me devi dare 500 euro di multa perché mi sto fumando una sigaretta, con tra l'altro il pacchettino in mano, che mi ha visto che buttavo la cenere lì per non sporcare, e mi rompi pure le. Insomma, io come al solito vado in giro e devo litigare con il mondo. Con il mondo, tutte le volte devo litigare. Deve finire questa storia. Da proprio. Poi, tutte a me capitano. La gente non ci crede. Sono andata in bagno. Finalmente oggi sono riuscita ad andare a fare la pipì. Entro nel bagno e vedo che per terra era tutto pieno d'acqua, e tu, boh, avranno lavato in una qualche maniera, lasciato tutta l'acqua. Però vabbè, non c'era nessuno, io sono andata tranquilla. Un minuto dopo faccio per uscire, apro la porta, praticamente non avevano lavato il bagno, si era allagato. Io mi sono trovata, appena aperta la porta, una pila di sedie tutte buttate da una parte e dall'altra per non far passare, per blindare il bagno, per non far entrare la gente. Il problema è che io ero dentro. Cavolo, ma chiedi? Io sono entrata a fare la pipì, non è che ho fatto chissà che cosa, sono stato dentro 3 secondi. Una fatica, poi non riuscivo a disincastrarle, mi sono dovuta arrampicare, già sono ancora mezza zoppa. Poi arrampicata sopra una pila di sedie. Le magiche avventure di Eli. E niente, volevo mostrarvi il trucco che mi ha fatto la ragazza che vi dicevo prima. È bravissima quella ragazza, è davvero fantastica. Calcolate che me l'ha fatto stamattina alle 9 e sono quasi le 11 di sera. Sto cadendo, faccio. Attenzione, caduta in diretta. Niente, comunque, mercato in basso. Bello, è l'atmosfera bellissima, per l'amor di Dio, tutte le fatine, vestiti belli, quello che volete. Sono troppo vecchia per certe cose, troppo vecchia. Poi io, quando sono tanto stanca, mi gonfio, cioè, vedete la faccia? Sono tutta gonfia. Poi mi è mancato tanto il mio bimbo.
Vieni qua, bimbo, vieni a salutare. Faccio vedere quanto è cresciuto. Sta molto meglio, eh. Era ora, finalmente è guarito. Vieni qua, tato. Vieni qui. Fatti vedere. Fatti vedere, amore mio. Eh no, sei tu. Ciao, amore. Ciao, tieni il biscotto. Di ciao, di ciao. No, fermo il biscotto e scappo. Piccolo infame. A me è mancato così tanto lui. Stronzetto. Niente, vuole solo i biscotti. Comunque sia, è tardi. Io vado a struccarmi e vado a collassare. Ah, non te l'ho detto. Stanotte, tanto mi strucco. Non si perde tempo, ragazzi, non si perde tempo. Vi fisso per struccarmi. Dicevo, stanotte, visto che comunque sì, era in un paesino abbastanza vicino a questa festa, ma a notte inoltrata, prendere e sbaraccare tutto, tornare qua e poi ripartire al mattino presto per andare là, non ci sembrava il caso. Questa notte ho dormito. Ciao amore, ho dormito in casa, dentro l'officina dove lavoro. Dormito. Avevo tanto di quel nervoso in corpo che non vi dico, mamma mia, cioè guardate qua. Questa qua è la mia pelle devastata. Sembra che sono andata in guerra. Che madre. Ciao! Ciao! Ehi! Un bacino! Wow. Non me lo dai un bacino! Gli piace l'odore dello struccante! Ciao amore! Di ciao! Di ciao! No! No, non gli vuoi dire ciao! Vieni qua! Vieni qua! Dai che la mamma mi sta finendo di struccarsi! Ciao! Ciao, mi strucco poi andiamo a frano! Forse mi sono persa la famiglia. Ah sì, ho dormito in camper. Come una lottiente. Con il camper dentro nell'officina. E noi abbiamo cercato di riposarci, tra virgolette. Perché io sì, ero lì a fare la bancarella, ma il mio compagno, poverino, è stato praticamente rapito dagli organizzatori. E era lì da ieri, dalle 7 del mattino, più o meno, sì. Dalle 7 del mattino ha fatto tutto l'impianto elettrico, ha sistemato un sacco di roba. Ah, mezza faccia a posto. E poverino ha distrutto. Infatti adesso che sono le 11 passate, io sono a casa, cioè sono arrivata da pochissimo, e lui adesso è là a smontare tutto. Voglio proprio vederlo domani. Ogni cos'hai buttato per terra? Fammi capire. E niente, suppongo che questo video sia durato anche fin troppo. Io non mi reggo più in piedi, non riesco più a parlare. Ogni si vuole mangiare le salviettine struccanti. Ah, tra l'altro, queste salviettine qua sono una cannonata. Sapete che io sono allergica praticamente a tutti i tipi di struccanti, compresi quelli naturali, tra l'altro, che solitamente mi fanno venire dei crostoni allucinanti sopra qua. E invece le salviettine della Fria, una cannonata. Niente croste, tirano via anche il trucco waterproof. E niente, su questo. Ciao, ciao, ciao. Ve lo faccio salutare l'ultima volta corrompendolo con un biscotto. E poi ci andiamo a fare la nanna lì. Do, si, sì, do. Di ciao, di ciao. No. Niente. È
È stato un piacere e Mercatini, mai più arrivederci.